Per la sanità penso che sia un grande gesto d'amore proprio, un grande gesto d'amore. Perché è rimasto è storia, è poesia, è Napoli. Questo quartiere rappresenterà luce è quella che io voglio da tanto tempo, ho lottato per fare questo. Il testo di Napoli di Pino Daniele è al centro dell'installazione luminosa presentata nel Rione Sanità di Napoli. È stata finanziata dai commercianti del quartiere e voluta dal Comune di Napoli. L'opera nasce a Sant'Arcangelo di Romagna, città di Tonino Guerra, dove abbiamo omaggiato con queste installazioni luminose la sua poesia ai nostri poeti. E poi l'anno scorso, per i 50 anni dalla morte di Totò e i 120 anni dalla nascita, ho pensato che fosse bello omaggiare e rinforzare la credibilità del Rione facendo e installando un'opera luminosa dedicata a Totò, una sua poesia ancora analfabeta. E poi parlando, conversando con le attività e con la municipalità, abbiamo ritenuto opportuno che fosse simpatico ma è doveroso passare dalla poesia alla canzone, omaggiando il grandissimo Pino Daniele con Napoli, che è la città, è un inno della città. Ho vissuto tutta questa realtà, dunque quelle parole mi appartengono come appartengono a Pino, no? Che sono sue, no? Ma niente, sono parole d'amore. Che non finiranno mai, capito? No, per la sanità penso che sia un grande gesto d'amore proprio, un grande gesto d'amore. Ringrazio tutto il quartiere e spero che queste cose si faranno in tutti i quartieri di Napoli, perché è una cosa bella ricordarlo per anni, per secoli secondo me, perché è rimasto è storia, è poesia, è Napoli. Questo quartiere rappresenterà luce è quella che io voglio da tanto tempo, ho lottato per fare questo e Ciro Oliva mi ha dato una mano, e la municipalità, Ivo Poggiani, e abbiamo concluso alla meglio di fare questa cosa più fantastica che potevo omaggiare a Pino Daniele, perché Pino Daniele per noi è un eroe. Sono tanti i quartieri di Napoli che stanno crescendo bene, la sanità è stato ed è uno di quelli in cui c'è una grande esplosione di vitalità e di rigenerazione, un grande lavoro che mette insieme istituzioni, abitanti, commercianti, la parrocchia, i ragazzi. Io sono molto orgoglioso di quanto ho visto crescere e cambiare in meglio questo quartiere, ripeto, tra tante difficoltà, senza nascondere nulla, perché i problemi sono tanti, però vedo prevalere ogni giorno il bene sul male e questo è un grande messaggio positivo, soprattutto per loro.